Ragazze, buongiorno, buona domenica 23 maggio. Allora, oggi è una giornatina che saremo a casa, non andremo dai suoceri. E ieri, siccome ieri sera avevamo due amici a cena per una pizza, Enzo e Lucia, i nostri amici di sempre, andando al Bennett ieri che ci mancava la birra, mi mancava il gelato perché ho fatto la pizza e poi le fragole col gelato. Quindi sono andata a prendere queste due cosine alla Bennett. E intanto che eravamo lì, mio marito fa: "Ma visto che domani siamo a casa nostra, perché non facciamo qualcosa a base di pesce?" E io, che con il pesce non rinuncio mai, gli ho detto: "Va bene." E allora abbiamo preso un po' di cosine. L'idea era di fare la pasta con le sarde, poi non abbiamo trovato il finocchietto selvatico. E quindi non sono stata lì neanche a comprare pinoli e uvetta. Alla fine ho detto: "Ma sì, ne prendo lo stesso un chilo, magari le facciamo fritte." E poi abbiamo preso dei totani, dei branzini da fare al cartoccio, e poi cosa abbiamo preso anche? E le cozze. Quindi adesso le vado a pulire perché devo ancora pulire tutto il pesce. Lo faremo insieme e poi mio marito ha detto che mi aiuterà a cucinare il sugo, perché praticamente non facendo la pasta con le sarde faremo la pasta con i polipi. E quindi niente, andiamo a pulire il pesce, poi lui mi aiuterà a fare il sugo e comunque state con me. Bene, ora che dire altro? Buona domenica, che vi devo dire? Allora andiamo a fare appunto la pulizia del pesce. Questo è il pesce che abbiamo preso. Abbiamo preso dei branzini da fare al cartoccio. Poi abbiamo preso delle cozze, le sarde, che adesso le andrò a pulire, e dei calamari. Allora, volevamo fare la pasta con le sarde, solamente che non abbiamo trovato il finocchietto selvatico. Ormai le avevamo prese e boh, allora oggi volevamo fare la pasta con i calamari, il sughetto con i calamari. Però ieri sera avevamo amici a cena, Enzo e Lucia, Enzo mi ha portato il finocchietto selvatico, neanche mi avesse letto nel pensiero. Guardate che bello. E quindi adesso siamo indecisi se fare comunque la pasta con le sarde, ma poi alla fine non ho comprato né i pinoli e né l'uva passa, o fare il sughetto con questo, perché intanto il finocchietto selvatico lo vado a pulire, lo vado a bollire, lo metterò in freezer e lo utilizzerò un'altra volta. Quindi magari così nel frattempo compro anche pinoli e uvetta. Quindi magari oggi sicuramente faremo il sughetto con i calamari e queste le pulisco e le andrò a mettere in freezer per la preparazione della pasta con le sarde la prossima volta. Ok, ragazzi, adesso vado a pulire il pesce. Allora, non so se avete mai pulito le seppie, ma io ero da un po' che non le pulivo più, quindi vado a sviscerarle di tutte le sue cosine dentro. Si dovrebbe togliere anche la pelle, in teoria.
È un po' un lavoro lungo, pulire la seppia, però poi c'è anche un bel risultato. Passo alla pulitura delle sarde. Allora, vado a pulire anche il branzino. Ne ho già pulito uno, ma avevo la videocamera spenta. Tolgo tutte le pinne intorno. Tolto. E nella pancia. Ok. Dopodiché lo taglio qui sotto. Andate fino sotto la gola, così siete più comode a estrarre tutto quello che c'è dentro.
possibilmente delle forbici che tagliano, queste qui non tagliano moltissimo, eh. Ok, vedete, perfettamente pulito all'interno, ovvio poi va anche lavato. I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Ah, trisurare un po' di pepe qui per averlo pronto quando tengo il pesce da salarlo e peparlo dentro. Magari ancora un goccino, no? Sono 4. Bene. Ok, allora. Eccoci qua ragazze, allora ho preparato il prezzemolo, il pepe, il limone ed il timo e adesso vado a mettere, questi sono i gambetti che ho tolto dal prezzemolo, li butto via quindi vado a salare dentro il pesce. E a prepararlo un po'. Ci metto un po' di prezzemolo. E delle fettine di limone. Adesso magari le taglio anche a metà queste qua. Una volta fatto così, un pizzico anche sopra e un pizzico di pepe. Un filo di olio d'oliva. Lo facciamo su. Ho seguito il consiglio di chi mi ha detto di non usare la stagnola ma la carta da forno perché è più igienica e io l'ho fatto.
Bene, io ho già tagliato tutti i fogli da utilizzare. Li ho posizionati tutti così, adesso li vado a mettere a circa 170 gradi in forno ventilato per almeno 20 minuti e poi controllerò. Ecco qua, sto riprendendo il marito che sta praticamente tagliando i calamari a pezzetti e ha già messo nella padella l'olio con l'aglio e il peperoncino. Non ho tolto l'audio originale, così capite proprio il momento in cui abbiamo appunto preparato insieme. Qui abbiamo già messo a rosolare i calamaretti insieme appunto all'intingo e nel frattempo abbiamo preparato anche i pomodorini. E qui vedete il sughetto. Ragazzi, allora vi dico subito che oggi poi, prima di pranzo, volevo dire, non sono più riuscita a vloggare la fine dei piatti perché tra pulire il pesce, anche perché stamattina abbiamo dormito un'oretta in più, tra pulire il pesce, tra preparare tutto quanto, alla fine poi mio fratello, perché ho invitato anche mio fratello, è venuto su, ci siamo messi a parlare tra una cosa e l'altra. Yuki è sempre in calore in questo periodo. Tra una cosa e l'altra non sono più riuscita a farvi vedere l'impiattatura della pasta e il pesce al cartoccio come era venuto, però vi assicuro che era tutto molto molto buono, molto squisito. E niente, alla fine ce la siamo contata fino alle 2:30 passate, poi ho lavato i piatti, anzi veramente li ho messi in lavastoviglie, ho lavato pochissime cose. Sistemato la cucina e mi sono messa tranquilla a guardarmi la maraveniere, insomma i soliti pomeriggi a casa della domenica. E quindi mi spiace, ho fatto vedere un bel po' di cose, ma il finale di tutto no, e anche la tavolata alla fine non sono riuscita a riprenderla, perdonatemi, però quando si fanno le cose poi che si arriva, che si ha fretta, questo e quell'altro, non si riesce più a prendere il telefono in mano, vloggare, fare. Ma stai calmo. Bene ragazze, io ora vado quasi a preparare per la cena, ma scalderò solo delle cosine che abbiamo avanzato, niente di che, anche perché siamo ancora belli pieni da oggi, quindi non mangeremo chissà che cosa stasera. E io vi auguro una buona settimana, un buon inizio settimana. Non so quando riuscirò a lasciarvi questo video, ma sicuramente tra lunedì e martedì. E quindi niente, uffa Yuki, ma smettila, rompino. Bene ragazze, ci vediamo presto, se vi è piaciuto questo video un pollicione in su e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e come sempre un bacione da Paola. Ciao, alla prossima!